aver abbandonato i risparmiatori che sono stati truffati, un governo che non ha pensato di togliere una tassa ai disabili e alle persone malate che hanno magari diritto all'indennità di accompagno. Ecco l'ennesima beffa. Non mettiamo soldi in più per poter portare avanti progetti e azioni positive a tutela delle donne nella battaglia contro la violenza sulle donne. Questo è quello che state facendo con questo emendamento e mi fa sinceramente un po' specie, perché questo è un governo che a parole si riempie la bocca di iniziative per le donne, a tutela delle donne. Ecco come le state portando avanti, neanche un euro in più. 1.4017, onorevole Nicchi, prego. No, mi chiedo e lo chiedo all'onorevole Saltamartini attraverso lei, dove fosse l'onorevole, perché so che è una componente della Commissione Bilancio, non è una cosa nuova questa assenza di risorse, era uno dei motivi per cui noi pensavamo che non fosse necessaria una forzatura in questa fase, nella legge di stabilità, su un percorso che divide le donne e che invece poteva essere affrontato in un modo più condiviso in futuro. E credo che quindi non ci si può stupire di questo azzeramento del finanziamento. Non ho altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.4017 del governo, parere favorevole commissione governo, contrario dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. D'Ambrosio. Montroni. Montroni non riesce a votare, proviamo. A posto. Oliverio. Pagani.